Grazie alla dottoressa Patrizia Carletti. Allora, adesso facciamo un terzo intervento e poi una pausa, però prima vorrei finire di presentare tutti i relatori. Allora, alla mia destra c'è l'avvocato Eugenio Pumarello, che non soltanto ci parlerà dopo, farà un focus su minori stranieri non accompagnati, ma festeggia anche il suo compleanno qui con noi, quindi se vogliamo. Standing ovation per l'avvocato. E non le danno, la chiediamo. E adesso passo a presentare l'ultimo relatore, che però andiamo ad ascoltare adesso, a cui do del tu, perché oltre ad essere un collega giornalista e un amico, che è Francesco Cursi. Lui è giornalista del Resto del Canino di Ancona e degli esseri del Fatto Quotidiano, ed è soprattutto quello che ci interessa in questo momento, perché è un giornalista che ha girato il mondo e ha scritto libri, ha pubblicato articoli su articoli, dal sud-est asiatico all'Africa più profonda fino anche al Sud America. È stato veramente dovunque, ed è in questo senso, oltre che un giornalista esperto, anche di grande competenza, ed è una persona che ha visto con i propri occhi i luoghi dove si emigra e si emigra. E allora io vorrei partire con una domanda generale che ti voglio fare, cioè io mi ricordo quando ero all'università tantissimi anni fa, anche io mi sono occupato di immigrazione, mi ricordo che forse è rimasto il grosso canale di immigrazione quello tra Nord America e Messico, è rimasto ancora quello, però sicuramente sono cambiati tanti i flussi migratori nel mondo. Il canale che si è andato a ingrossare, che da qualche anno fa tanto discutere, appunto, il canale tra il Nord Africa e l'Europa. E quindi io ti voglio chiedere qual è la situazione dell'immigrazione adesso. Intanto, buonasera a tutti. Oltre che dal Nord Africa, non dobbiamo dimenticare la frontiera del Medio Oriente, a est, che forse è quella che originariamente a livello di flussi è stata la più ampia. Non dimentichiamo che poi proprio qui ad Ancona, noi già negli anni 90, io lo ricordo anche da cronista, abbiamo assistito a un flusso molto elevato di giovani in arrivo dall'Afghanistan, che rappresenta un po' la prima frontiera di questi flussi. La situazione afghana era già complicata in quegli anni, il passaggio dall'invasione sovietica ai Mujahideen, poi con l'arrivo dei talebani nel 94 e degli sproveni, quando ancora non si conoscevano questi flussi così ampi invece dal Nord Africa. E, prima di tutto, il mio non sarà un intervento tecnico come quello dei professionisti che mi hanno preceduto, ma sarà prettamente informativo. E quindi a livello di informazione voglio subito smentire quello che è un po' il comune pensare di una parte del nostro paese, ossia quello che l'Italia sia un paese sotto assedio, che ci sia in corso un'invasione di migranti. Non è così, lo dicono i numeri, e i numeri di solito non mi piace farne, però questo credo sia importante ricordare come nel 2016 sono arrivati in Italia 181.000, io credo qualche rotti, migranti, rifugiati richiedenti. Quest'anno siamo fermi, siamo alla fine ormai dell'anno, ma i dati del 30 di ottobre, quindi di pochissimi giorni fa, parlano di 111-112.000 persone. E quindi parlare di invasione in questo senso non ha una ragione, non ha delle fondamenta. E prima di analizzare quei numeri, vorrei fare solamente un raffronto con alcuni paesi che affrontano il nodo dell'immigrazione in maniera abbastanza diversa. Esistono paesi come ad esempio la Giordania, il Libano o piuttosto la Turchia, che sono immediatamente confinanti con una zona di crisi più importante del momento, cioè la Siria, che hanno conosciuto dei fenomeni migratori veramente importanti. Qualche proporzione:
Il Libano, che ha una popolazione di circa 4,5 milioni di abitanti, ci sono più o meno 2 milioni di profughi. E il Libano, tra l'altro, non ci sono solamente profughi siriani, cioè dalla guerra in atto adesso. E per chi non ha presente, il Libano è totalmente, quasi totalmente confinante con la Siria, a parte una parte finale a sud che è direttamente con Israele. Anche lì la situazione è abbastanza complicata. E il Libano, oltre a tutti i profughi siriani che arrivano attraverso le frontiere appunto a ovest del paese, ha conosciuto un'immigrazione che si rifà agli anni del dopoguerra, quindi dal 48 in avanti, ossia tutti i profughi palestinesi che sono entrati nel paese. Stesso discorso, più o meno numeri più o meno simili valgono per la Giordania, mentre in Turchia gli immigranti più o meno profughi che sono entrati nel paese sono, soprattutto da Siria e Iraq, sono circa 3 milioni. Tutti ricorderete l'Unione Europea che per bloccare il primo tentativo di bloccare questa famosa invasione è stato con l'Unione Europea che ha finanziato il governo di Erdogan con qualcosa come 8 miliardi di dollari o euro che siano. E questo per far sì che si fermasse questo flusso di migranti dalla parte, dal fronte orientale. E la Bulgaria nel 2014 ha chiuso la frontiera con la Turchia, la Grecia lo aveva già fatto. E succedeva quindi che tutti i migranti, in particolare afghani, siriani e in parte una parte minore ma che arrivava dal Corno d'Africa, quindi Eritrea, Somalia, paesi di questo Sud Sudan soprattutto, cercassero di entrare in Europa attraverso i viaggi in mare, solamente in parte simile a quelli che poi vengono dal Nord Africa verso l'isola di Lampedusa e verso le coste italiane, ossia dalla costa occidentale turca. Queste persone cercavano di entrare in Europa attraverso la frontiera più vicina, ossia le isole della Grecia, l'isola dell'Egeo, le isole greche. Anche in quel caso lì, la Turchia, con i soldi che sono stati forniti anche da noi, ha bloccato la frontiera e quindi ha chiuso anche quel canale lì. In questo modo tutta l'attenzione si è spostata adesso sulla parte del Nord Africa. Negli ultimi anni la linea di flussi migratori dall'Africa è stata prettamente quella che passava attraverso la Libia. La Libia non solo, non a caso, primo perché a livello territoriale è quella più o meno vicina a Lampedusa e alle coste italiane. La Tunisia sarebbe anche più vicina, ma sulla Tunisia magari dico qualcosa più tardi. Quindi, e l'altra motivazione è perché in Libia c'era la possibilità, esisteva appunto la possibilità di trovare maggiori possibilità di imbarcarsi per arrivare qui in Italia, cosa che adesso è stata bloccata e adesso dirò anche il motivo. E fino al giugno di quest'anno i numeri dell'immigrazione, cioè quindi dei profughi che avrebbero potuto arrivare qui in Italia, era superiore a quello dell'anno scorso. Se i numeri fossero stati confermati nella seconda parte dell'anno, si sarebbe superata la soglia delle 200.000 persone. Comunque sempre un numero assolutamente inferiore rispetto a quello che riguarda altri paesi. Non solo i paesi che ho detto prima, ma anche i paesi europei, del nord Europa, in percentuale rispetto anche alla popolazione, Germania, Svezia soprattutto. E all'improvviso, dopo tutte le problematiche che ci sono state all'interno del mar Mediterraneo, non sto qui a ripetere tutti i problemi che ci sono stati, soprattutto legate alla presenza delle navi dell'ONG che sono state messe in croce solamente perché stavano facendo il proprio dovere, cioè salvare le vite umane. E da quel momento il governo italiano, io parlo per il mio paese, il governo italiano ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa.
da un discorso legato prettamente all'accoglienza, che poi si effettuava in varie modalità. E il governo italiano ha deciso di, come si dice in gergo giornalistico, fare un giro di vite, no? È un termine che si usa molto, e ha chiuso praticamente questi canali. Come l'ha fatto? Ha fatto prendendo accordi con vari personaggi che si trovano soprattutto in Libia. Per chi non lo sapesse, ma anche questa è cosa nota, in Libia in questo momento esiste il caos, non in questo momento, da un po' di tempo. Dalla caduta di Gheddafi questo paese è rimasto nel caos, tuttora è così. Esistono due governi autoriconosciuti, uno a Oriente, capitale Tobruk, e uno a Tripoli, che non si riconoscono ovviamente uno con l'altro e che quindi non riescono a trovare degli accordi. In mezzo c'è anche la presenza di una discreta, forse l'unica, dove in questo momento sta cercando di ribattere gli attacchi, la presenza dello Stato Islamico. In più ci sono tutta una serie di signori della guerra, di capi tribù con cui bisogna andare a patti. Questo ha provocato ovviamente una sorta di anarchia nel paese, favorendo prima le partenze. Ora invece c'è questa sorta di blocco, perché il governo italiano, soprattutto il governo italiano e quello francese, hanno pagato fior fior di quattrini personaggi su cui possiamo discutere o meno, sia a livello della costa, quindi tra Cirenaica e Tripolitania, ma anche nel deserto a sud della Libia, al confine con Niger, che è l'altro, è il flusso principale di migranti. In questo modo si è prodotto uno stop, con tutte le conseguenze che stiamo vedendo. Come dico spesso io, l'occhio non vede, il cuore non duole. Sappiamo che in Libia esistono delle vere e proprie carceri dove queste persone, colpevoli solo di voler trovare una vita migliore, questo deve essere chiaro, non hanno commesso reati, vengono messi e tenuti in condizioni drammatiche. Questo di recente è venuto fuori anche questa cosa della CNN, venduti alcuni, ma un numero veramente minore, attraverso dei programmi con le agenzie dell'ONU, vengono rimpatriati nei paesi di origine con questi rimpatri controllati, ma sono veramente numeri inferiori, molto molto bassi. La differenza che si fa, a mio avviso sbagliata, tra profughi e migranti economici, questo è un altro di quelle differenze che a me fanno abbastanza arrabbiare, perché forse solamente chi va in certi paesi, che al momento non risultano una fase di guerra, come sono per esempio gli stati, i paesi dell'Africa subsahariana, parlo di Mali, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Ghana, Camerun, Chad, in questo momento in quei paesi non sono, secondo quello che è l'opinione pubblica internazionale, non sono in corso dei conflitti. Questo quindi non viene poi riconosciuto neanche in sede di commissione territoriale al momento della richiesta di protezione. Però è anche vero che in questi paesi ci sono delle condizioni di vita e di sicurezza molto 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 scarse. Quindi se la gente prende parte e lascia questi paesi per arrivare in Europa, un motivo ci sarà. Questo fatto che si vengano definiti i migranti economici lascia il tempo che trova. In realtà queste persone cercano solamente di cambiare vita, perché credetemi, vivere a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, piuttosto che N'Djamena, la capitale del Chad, dove non esistono le condizioni di sicurezza di niente, credo che sia qualcosa che possa essere dimostrato. In questo momento quindi c'è questa sorta di blocco delle partenze, o quantomeno una limitazione delle partenze. Gli altri canali, gli altri flussi, le altre rotte dal Nord Africa sono più o meno chiuse. Quella in Egitto, soprattutto nella zona di Alessandria d'Egitto, dove io sono stato qualche anno fa, le partenze sono molto limitate per una serie di motivi. Prima di tutto perché anche qui l'Italia ha preso accordi con il simpatico governo di Al-Sisi, che è una persona
persona altamente democratica, e ha ricevuto dei soldi. Siccome noi siamo bravi come Egitto, quando c'è da fare accordi, d'ottese in questo caso, siamo sempre pronti a fare gli accordi. E quindi anche in questo caso per il controllo delle coste attorno a Alessandria d'Egitto. In più anche perché da Alessandria d'Egitto arrivare alle coste europee è un viaggio molto più lungo, più rischioso. Quindi quello lo teniamo da parte. L'Algeria ha un controllo sistematico del territorio ed è molto difficile partire dall'Algeria. Anzi, l'Algeria sta facendo il contrario, sta espellendo i migranti, soprattutto i subsahariani, che aveva nel territorio, li sta rimandando via, li sta facendo uscire dalla frontiera sud, quindi verso Mali e Niger, che sono gli stati confinanti. Esiste Benin. Poi ci sono c'è appunto il Marocco con le due enclave di Ceuta e Melilla, sono due enclave spagnole, sono due piccoli territori all'interno del Marocco, ma sono della Spagna. In queste due enclave, che stanno all'interno del Marocco, del nord del Marocco, sono stati costruiti delle protezioni impressionanti, dove ogni tanto qualcuno riesce a passare, ma ci sono controlli anche dei mezzi con tutte le più sofisticate attrezzature per vedere se all'interno di camion ci sono persone, quello che succede poi anche a Calais. L'ultima frontiera sarebbe quella tunisina, ma per arrivare in Tunisia bisogna passare attraverso l'Algeria, perché la Tunisia è uno stato molto più piccolo e non confina direttamente con i paesi subsahariani come quelli che dicevo prima, Niger e Mali in particolare. Dalla Tunisia partono espressamente, esclusivamente, adesso è notizia di recente, gli ultimi due mesi, tunisini, perché anche lì la situazione non è delle migliori. La Tunisia è considerata l'unico paese che ha seguito una primavera araba, ha seguito un percorso, dicono un percorso abbastanza virtuoso, ed è vero, perché rispetto a Egitto, Siria e soprattutto la Libia non si sono verificate quelle crisi che poi ci sono state in questi paesi. Però in questo caso dalla Tunisia partono esclusivamente tunisini, perché in realtà in Tunisia, a parte Tunisi e poche altre realtà, la situazione è veramente drammatica anche lì. Quindi al momento, con la rotta dei Balcani chiusa, quindi Grecia a salire per i Balcani, quella è chiusa, abbiamo decine di migliaia di profughi bloccati a Lesbos sulle isole greche, che non si sa che fine faranno, perché sono bloccati in un limbo, non riescono ad andare avanti, non riescono a tornare indietro. Abbiamo le frontiere terrestri chiuse, abbiamo tutta la situazione appunto che ho appena descritto del Nord Africa, completamente sigillata per varie motivazioni, però dovete sapere che c'è una popolazione, soprattutto africana e afghana e siriana, che arriva dalle crisi che ancora sono in corso, che sta spingendo e che quindi più o meno prima o poi cercherà altri percorsi. Quindi Pier Francesco, scusa, visto che era un quadro nitidissimo, cioè spontaneo chiedersi a questo punto cosa ci dobbiamo aspettare, cioè, nel futuro. Allora, prima di tutto che certe rotte riprendano, perché l'Unione Europea, l'Italia in primis, si fida molto dei soldi che ha investito, ma non è detto che questo fidarsi sia una cosa che duri con il tempo. Credo che dalla Turchia, ad esempio, siano ripartiti poi questi viaggi, che sono viaggi molto brevi, perché tra la costa turca e le isole greche ci sono pochissime miglia, ma il mare lì è terribile, infatti di vittime ne ha fatte tantissime. Proprio da che lì, a Ivalik, che è questa città, e da Bodrum pure, che è un po' più a sud, dove, tra l'altro Bodrum, dove è stato trovato il corpo di quel ragazzino, ricordate, il bambino Aylan Kuri. Insieme a quella di Omran Daknesh, il siriano, il bambino siriano in ambulanza, no? Sì, sono stati poi è arrivato dopo. Sì, dopo, è stato l'agosto dell'anno scorso, 18 agosto dell'anno scorso. E quindi già da lì qualcosa sta ripartendo. Qualcosa attraverso il caos libico passa, qualcosa perché magari non è notizia, ma non vengono diffuse, ma qualcuno continua ad arrivare. E quindi questi due sono, io credo che prima o poi questi due flussi riprenderanno, sono quelli principali, quelli più fattibili, quindi credo che prima o poi dovremmo assistere a questo. Ripeto, ci sono
popolazioni intere, che soprattutto dall'Africa subsahariana e dall'Afghanistan stanno spingendo. L'Afghanistan non se ne parla mai. La guerra che l'Occidente ha voluto in quel paese ha fallito, sta fallendo, nonostante i miliardi, triliardi di dollari, tutte le valute che volete. Io sono stato in Afghanistan a marzo e vi posso assicurare che la NATO, ergo il mondo, il primo mondo, lì ha perso, sta perdendo, perché la situazione è che oltre ai talebani che hanno il controllo del 40% del paese, è arrivato anche, anche Daesh, è arrivato adesso. E quindi la situazione è completamente fuori controllo, e quindi rivedremo a breve, anzi non si è mai fermato, questo flusso dall'Afghanistan, soprattutto i giovanissimi. E noi siamo pronti ad affrontare questa ruota? Anche europei o italiani? Italiani e gli europei. A noi avevamo dimostrato che quando c'era in ballo, con tutte le storture del caso, quando c'era in ballo una questione di accoglienza e di emergenza, il nostro sistema ha funzionato. Parlo sia però per fortuna ancora nelle Marche non abbiamo, credo, gli stessi livelli di corruzione che abbiamo avuto con Buzzi e via discorrendo a Roma sul discorso dei migranti. Poi abbiamo associazioni che lavorano sul territorio, che sono associazioni serie, che fanno un proprio mestiere, che puntano soprattutto al benessere e all'aiuto di queste persone. Quindi non possiamo confondere le mani. Quindi l'emergenza. Nell'emergenza delle nostre associazioni il nostro sistema ha più o meno funzionato, che ne dica qualcuno, ovviamente in questo periodo parlare di accoglienza, ius soli e immigrazione è un tema che ti fa perdere le elezioni, o meglio, se ne parli in una determinata maniera come ne parlo io, perdi. Per fortuna io non sono un politico, però ecco perché il governo ha cambiato repentinamente fronte. Perché aveva capito che si stava scavando la fossa da sola, quindi ha cercato di rincorrere i populismi alla destra su quello che era il territorio loro. Ha cercato di fare così perché sennò arriva il prossimo aprile che prende percentuali da prefisso di Roma, 0,6 più o meno, quelle cose. È quel motivo. Ok, allora, sì. Una cosa rispetto ai numeri, abbiamo in Italia 3 profughi ogni 1000 abitanti, quindi tanto per dare la dimensione rispetto a quello che dicevi, appunto su 300-400.000 persone su 65 milioni di abitanti. Detto questo, volevo dire, scusa se mi intrometto, però dire cosa ci dobbiamo aspettare. Molto avanti, perché chiaramente non a caso sono ritornati qua i senegalesi, perché li abbiamo depredato con le grandi navi, tutti il loro cibo e pesci, quindi voglio dire, dobbiamo aspettare di costruire un minimo di almeno circolazione di giovani, tornando a quel tema di oggi. Questo è l'auspicio. Sì, perché comunque è un investimento culturale, perché anche i giovani che poi si scambiano nord e sud porteranno anche dei principi e dei valori un po' più fondati, un po' più sani, no, rispetto a certi governi corrotti sia nel nord che nel sud e così via. Insomma, si rafforza veramente un livello di cooperazione, non pensare che la cooperazione mi andrà, insomma, solo gli scarti o i vate usati, insomma, no, con 2 lire come si sta investendo, anche vuol dire che ci prendiamo in giro, però la circolazione delle persone, e qui mi rifaccio proprio anche questi diritti, è fondamentale per investire in questa, in valori e in cultura che sono molto importanti, perché poi la gente si muove e ci saranno le persone. Non a caso, come dire, i permessi di soggiorno per richiedenti di richiesta di protezione oggi sono il 40%, quando fino a 2 anni fa era il 2%, perché i canali, i flussi irregolari di ingresso sono estinti. Per quest'anno sono previste circa 30.000 persone, tutti stagionali, e qualche ingegnere alto bello che purtroppo abbronzato, e basta. Quindi le persone non si possono muovere, quindi quello ci dobbiamo aspettare e mettere mano, no, a questo discorso. E infine ci dobbiamo anche aspettare di poter accedere come cittadini a conoscere il contenuto degli accordi che il Ministero dell'Interno, cioè le polizie, fanno tra loro, perché queste cose non sono state discusse in Parlamento, e quindi come cittadino io mi preoccupo molto perché non si sa cosa accade, e questa è una sede di conoscenza del diritto, e quindi voglio dire, questa cosa è molto grave. Ci sono domande o interventi intanto?
Prego. Secondo me bisogna farla,
perché l'Africa ha 2 miliardi di abitanti adesso e fra 30-40 anni ci saranno 10 miliardi. L'Italia, in fin dei conti, è solo l'Italia che viene lasciata sola a livello europeo in tutti i sensi, va bene, è una nazione di 65 milioni di abitanti. Quindi se noi non riusciamo a fare, non dico una barriera con la flotta navale militare, però dobbiamo un attimino proteggere quelli che sono i nostri valori, la nostra civiltà. Io ho avuto mio padre che ha combattuto in Russia, i miei nonni del cazzo, tutte queste cittadinanze, diciamo, starei un attimino attenti prima di concedere, anche perché io basta che vado a vedere la percentuale delle carceri delle persone italiane e quelle non italiane e vediamo che la percentuale dei incarcerati è molto superiore alla percentuale dei stranieri in Italia. Ultima domanda, quelli che vengono dal Bangladesh dove vanno? Da dove vengono? Pardon. Perché non si imbarcano, adesso io vengono con l'aereo in Libia con un visto turistico e poi vengono a finire le vacanze qua. Grazie. Alla obiezione sulle carceri risponderei io se possibile, poi passo il microfono che si è prenotato. Perché credo che la sia una parte, sia una remora di confronti con quello che è stato detto da Pier Francesco, quindi dopo. No, però questa delle carceri sento di rispondermi io perché è una cosa che viene sempre sollevata, no? Ed è uno dei principali punti su cui effettivamente l'opinione pubblica riflette e ragiona e vista da fuori effettivamente non fa una piega, però vista da dentro da chi fa questo lavoro e si occupa anche in particolare del mondo delle carceri è molto banale perché c'è una enorme discrepanza della popolazione carceraria in favore degli stranieri per tre ordini di ragioni, diciamo. Uno è prettamente economico, banalmente economico, cioè non accedono agli avvocati migliori, vengono difesi da chi capita, vengono difesi male, non riescono a entrare in contatto con chi difende, non conoscono neanche il numero di telefono del difensore, il quale a sua volta non conosce neanche il numero di telefono del suo cliente e non può fare nulla per aiutarlo. Questa è una prima ragione. La seconda ragione, non hanno una casa, quindi la possibilità di accedere a misure alternative, che per noi italiani è normale, per pene anche alte, perché da noi ci sono persone, leggevo questi giorni sul giornale locale di un caso di cronaca di uno che è stato condannato per omicidio volontario, 16 anni, dopo 8 già era fuori, adesso è stato arrestato per stalking, dopo 8 già era fuori, era un italiano, se fosse stato uno straniero sarebbe stato un disastro. Un italiano dopo 3 o 4 anni, massimo anche di una pena lunga, 7-8 anni, 3 o 4 anni, già ha la possibilità, se c'è un omicidio, magari qualcuno che gli offre un omicidio o un lavoro, di uscire. Quindi questo è un altro dei motivi per cui invece molti stranieri restano dentro. Il terzo motivo invece è quello che dicevano loro prima, che diceva la dottoressa Carletti, cioè effettivamente se non si favorisce un'integrazione e non si cerca di canalizzare un afflusso anche di quelli per bene, non solo privati, come ha detto prima la dottoressa scherzando, è chiaro ed è probabile che finiscano poi attraverso queste rotte che ci ha descritto lui anche la parte peggiore magari, no? Delle varie società e non soltanto la parte migliore. È chiaro che se ci fosse, credo, una possibilità di integrazione maggiore e di accesso, che non c'entra niente con lo ius soli, come ha detto lei, ma proprio in generale, di accesso meno banditesco a volte, meno disperato, è chiaro che entrerebbe anche la parte migliore probabilmente di quella società. Quindi credo che i motivi essenzialmente sono questi, cioè non c'è un motivo di DNA del delinquente, che il delinquente straniero c'ha il DNA del delinquente, perché pure noi altri non è che scherziamo. Non è che scherziamo, noi anche a livelli no, alti forse, quindi forse più raffinati. Grazie Avvocato Rossi. Allo stesso tempo volevo giusto rispondere anche a Francesco. Volevo solamente dire che il Massimo è
vero che è vero la questione di 2 milioni, quelli che sono, di africani che spingono e che vogliono entrare, ma non è che prima di tutto non vogliono arrivare soltanto in Italia, cioè non si vogliono fermare in Italia, ma molti cercano di seguire rotte anche più a nord, dove magari qualche diritto in più ce l'hanno. E io proprio di recente sul fatto ho dovuto rispondere a una lettera su un pezzo che avevo scritto io, che ha mandato un lettore, che diceva che in pratica faceva una distinzione tra tipologia di immigranti, cioè a noi ci capitano quelli più di basso livello e gli altri ingegneri. Io non mi sono mai posto il problema di fare una distinzione tra persone. Per me una persona che è un cervello della Silicon Valley, o che è una persona che invece sguazza nella, scusate, nell'immondizia, per usare, di una qualsiasi capitale africana, non faccio differenza. Per me è una questione di accoglienza, non vado a vedere queste cose. Quindi secondo me questo discorso, e poi dopo si potrebbe entrare infine anche nel discorso classico e a volte anche troppo abusato, ok, non li facciamo arrivare, però a questo punto allora noi ci leviamo dalle scatole, da tutti quegli interessi che abbiamo in quei paesi, veniamo via, ma non solo gli italiani, noi europei veniamo via dall'Angola, veniamo via dal Congo, veniamo via dalla Nigeria, soprattutto la Nigeria, che è il paese che dà più migranti in percentuale, dove noi abbiamo degli interessi enormi, cioè quindi noi vogliamo avere i nostri valori, la nostra cultura, il nostro livello di vita sulla pelle di quelle persone che invece di tutto quello della ricchezza che noi prendiamo da oggi non lasciamo neanche un euro. Allora dobbiamo metterci d'accordo. Se vogliamo che non arrivino, lasciamoli stare, ma leviamoci noi prima dalle scatole, da quei paesi. Allora forse a questo punto possiamo riaffrontare questo discorso. L'ultimo intervento, parla domanda e poi facciamo una pausa, poi riprendiamo. Sì, io non era un intervento, era una domanda proprio sui motivi della partenza, e Bombi l'ha detto proprio alla fine, nel senso, cioè la mia domanda era, si può parlare come motivo per il quale i migranti partono di responsabilità dell'Occidente? Però ha risposto, grazie. Chi mette i posti capisce quello che succede, veramente è inutile che parliamo di cose se non le vediamo con i nostri occhi. Chi ha la possibilità vada a farsi un giro nelle periferie, ma vada a fare un giro, vada a prendere l'aereo, arriva a Bamako in Mali e vede quello che succede, quello che è la situazione. Poi dopo magari quando torna ci pensa 2 volte prima di... Posso dire a fare l'orario che va la Francia, dove lo prende? No, l'orario, ma dopo c'è lì perché parlo del Niger. Allora facciamo una pausa, poi riprendiamo con Focus sui minori con l'avvocato Tumarello.